tempo di Supercoppe. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale in massa, mi raccomando, perché a 350.000 iscritti vi porterò uno speciale molto molto speciale. È tempo, pensavo che mi stessero bussando, è tempo di Supercoppe. Ieri sera c'è stata la Supercoppa inglese, ieri pomeriggio barra sera c'è stata la Supercoppa inglese, si è giocata tra Manchester City e Liverpool. Io ero tutto fomentato perché ovviamente è una Supercoppa, finalmente si gioca il calcio vero. Meno fomentato era Klopp, perché per chi non lo sapesse Klopp ha detto mi sembra una partita un po' inutile, cioè, ho detto proprio così Klopp, la prima partita ha detto mi sembra una partita un po' inutile, che la giochiamo a fare, è calcio estivo, è un'amichevole. Messa lì nel bel mezzo della preparazione che ci sfalda tutto, fosse meglio l'abolire, proprio Klopp gliene fregava niente. Dall'altra parte invece c'era Guardiola che ha detto la Champions League per vincere ti serve un pochino di culo, perché poi sono 7 partite decisive, se sfaldi qualcosa puoi perderla. In Inghilterra invece il campionato conta molto di più, vincere perché poi tu scendi in campo 3 settimane, quindi mi piace molto di più vincere il campionato. Da una parte c'ha ragione, dall'altra è un po' la colpa che non arriva a lui, perché oggettivamente hai vinto 2 anni di fila alla Premier. È un po' una paragonata di più che la Champions, preferisco vincere per il terzo anno di fila alla Premier. Non credo, sinceramente non credo che Guardiola, se potesse scegliere, andrebbe sulla Champions, soprattutto per una squadra come il City che ha i shake il pallino della Champions, la Champions, la Champions, andrebbe sulla Champions a mio modo di vedere, ok? Però ho detto, l'anno scorso abbiamo fatto 4 su 4, campionato, le due coppe e Supercoppa, questa non vogliamo replicare. Ed effettivamente così è stato, perché poi il City ai rigori porta a casa la Coppa. Allora, va avanti ovviamente il Manchester City con l'ex di turno, che ovviamente è Sterling, e poi il pareggio di Matip, pareggio più che meritato. Ma andiamo con ordine. Il Manchester City aveva, come ho appena detto, vinto tutto, quindi non c'era possibilità di affrontare altra squadra che non fosse il Liverpool, un po' come succede in Italia, quando la Juventus monopolizza tutto e quindi la Supercoppa si gioca tra la vincitrice, la vincente, vincitrice di tutto, e la seconda in campionato, e quindi insomma. Il City affronta il Liverpool perché arrivano secondo in campionato alla fine di una lotta pazzesca, gigantesca, in cui hanno fatto 96 punti, 98, 97, 95, comunque tantissimi punti. City che domina per tutto il primo tempo, che gioca molto bene, il Liverpool che prova a rispondere colpo su colpo, ma comunque il City per me nel primo tempo ha la superiorità del territorio, del terreno di gioco. Nel secondo tempo si vede un pochino più il Liverpool, esce fuori e secondo me prende tanto campo, tanto che se dovessi fare un resoconto finale tra prima e secondo tempo, forse tra le due meritava qualcosina di più il Liverpool secondo me. Liverpool che gioca bene, Liverpool che prende un palo e una traversa tra Salah che prende il palo esterno e Van Dijk, tra l'altro Van Dijk ora ne parliamo, un giocatore pazzesco, e poi trova il pareggio con Matip, l'uomo che non ti aspetti, Matip. Nell'ultimo minuto dopo il recupero c'è Walker, che raga, questo è il destino, perché cioè, voi pensate, ultima azione, Salah palla dentro, batti, ribatti, rimane lì, Salah tira a porta vuota, il pallone sta entrando e Walker si inventa una rovesciata che gli permette di spazzare via il pallone, si va ai rigori e il City vince. Cioè questo ragazzi è veramente, Walker ha regalato la vittoria, Walker ha regalato la vittoria al Manchester City, non ci prendiamo in giro. Tra l'altro poi, se tutti poi Walker non aveva già fatto tutto, il resto lo fa Wijnaldum che si magna il rigore e vabbè, su questo possiamo dire veramente poco. Perché prima ho detto che dobbiamo parlare di Van Dijk? Perché ragazzi, dati alla mano, nella partita di ieri, Van Dijk si è fatto superare da Gabriel Jesus. Se voi direte, vabbè, ma che c'è di strano? Può capitare un difensore che si faccia superare se non ti chiami Van Dijk? Ragazzi, Van Dijk non si faceva superare nel dribbling da 17 mesi, 65 partite. Sono due campionati inter, due Premier League inter, praticamente, poi andiamo lì a contare tutte le partite, quindi non solo le Premier, quindi 17 mesi. Ragazzo, se vogliamo contare le partite di Premier, vi fate capire, sono due campionati interi, due campionati interi. Cioè, ci rendiamo conto? Ci sono 76 partite in un campionato, 65 partite questo di fila che non si faceva superare. Non è che dice non prendeva, che ne so, che non prendeva in imbarcata, che non si faceva superare. Quante volte ti puntano in una partita? Cioè, giocatore spaziale, giocatore. E poi c'è riuscito Gabriel Jesus, che ne so, Mizia Kuabelata che si è infiltrata in campo, ha fatto invasione, ha provato a puntare Van Dijk, c'è riuscito Gabriel Jesus, quindi raga voglio fare un applauso, veramente un applauso gigante a Van Dijk, perché ha fatto e sta facendo delle stagioni assurde, pazzesche, veramente pazzesche. A fine anno io ribadisco, io ti farò Alisson per il pallone d'oro, però qualora lo dovesse vincere Van Dijk, a mio modo di vedere, solo applausi e niente più. Detto questo, come sempre, a me un pochino mi infastidisce il fatto, lo sapete, che la seconda del campionato va a fare la Supercoppa, perché se il City ha vinto tutto, è inutile far fare la Supercoppa, la devi arrivare per soldi, allora fai una semifinale tra la seconda dell'FA Cup e la seconda del campionato, in questo caso il secondo del campionato Liverpool, la seconda dell'FA Cup e il Watford, perché ovviamente lì poi conta campionato ed FA Cup. Poi diciamo anche che comunque il Chelsea la seconda in Coppa di Lega, non so perché la Coppa di Lega non se la cagano proprio, manco fanno la Supercoppa della Coppa di Lega, la Coppa di Lega è lì messa lì per caso,
Però diciamo che però sempre è stata questa cosa un pochino mi dà fastidio, cioè nel senso la Roma quegli anni arrivò sempre seconda sotto l'Inter, l'Inter che vince la campione di Coppa Italia, qualcosa abbiamo vinto anche noi, e Roma faceva sempre la Supercoppa proprio regalata, ve l'ho detto anche quando la vinse, mi pare il Milan, la vinse il Milan nella Supercoppa arrivando secondo in... La vinse il Milan nella Supercoppa? C'è qualcosa che mi manca, c'è qualcosa che mi manca. No, perché il Milan non arrivò secondo in campione, arrivò secondo in Coppa Italia. Vabbè, no, scusa, evitate questo pezzo perché probabilmente mi sto un attimo a impicciare il cervello. Però mi pare che il Milan arriva secondo in Coppa Italia. Noi famo giocare la prima di campionato contro la seconda di Coppa Italia. Tra l'altro, se non vado errato. Quindi assurdo, quindi assurdo, quindi assurdo. Però al di là di questo, che fosse una o l'altra, per me devono fare una semifinale, una partita Watford-Liverpool. Chi vince va a fare la finale di Supercoppa con il City. Sennò che Supercoppa è? Cioè che Supercoppa è? Perché hanno scelto una e non l'altra? Mi sembra una mezza cavolata. Vabbè, fatemi sapere la vostra, raccomando un commento qua sotto, iscriviti al canale quando non l'avessi ancora fatto, mi piace, mi è piaciuto, dislike se ti ha fatto cagare, ma spiegami come sempre perché con un commento qua sotto, grazie per questo video, buonasera alla lana come sempre, ci vediamo al prossimo video.